come sempre seguiamo Fefo con il suo fucile da cettino. Vediamo cosa fa. Assassino. In cui ci dovranno uccidere uno degli avversari degli RNI. Ok, è iniziato l'assassino, quindi in attacco ci sono gli Jeff che devono colpire il bersaglio della squadra avversaria dell'NI. Prima ce l'hanno fatta, almeno nella mappa precedente, andiamo a vedere cosa combinano in questa. Prova con una modalità non convenzionale, il buon Fefo. E la prova. Attenzione, manca poco, la barra rossa è quasi tutta completa, potrebbero portare a casa il risultato, diciamo, abbastanza difficile, perché vincere l'assassino in difesa è difficile, molto difficile, e manca poco, Fefo è, insomma, Fefo i suoi un po' in difficoltà in questo momento, visto che come si cambia un po' di viaggio, e è andata così, elementi che vincono il primo round, proprio nella modalità più difficile da difendere, l'assassino. Sono arrotati in questa sorta di torre dove c'è solo un accesso e sono assolutamente riusciti dice ad entrarci. Ora cerca e distruggi per IG in attacco, quindi bisogna fare esplodere l'obiettivo per andare a portarsi a casa la mappa, la round. Se non ci si riesce in 3.35 si perde. Quindi un po' una corsa contro il tempo, un po' un dover per forza attaccare, levarsi dalle posizioni di arrocco. C'è un numero di Fefo qua. Sono arrivato il terzo. Il quarto. Il quarto! Fefo is on fire! 'Riuscito veramente a fare una bella serie di frag. Piazzare, peccato che avevo fatto un attimo sul punto bomba, però hanno preso risponda, quindi sono vicini al punto bomba, sì. A trovare il pomeraccio di uno degli LMI che elimina i due avversari entrati praticamente sugli obiettivi. 22:30, radar disturbato per attenzione. Avanti questa volta per Fefo che non riesce a cercare il secondo ordigno, prima è stato innescato. Attenzione, 1.55 alla fine, i secondi scorrono, la squadra in attacco deve assolutamente piazzare, ed eccolo qua, piazzato in questo momento, sono 30 secondi di campo. Non capisco. Allora siamo quindi in dobbiamo capire come si svolgerà la partita, visto che c'erano solo 30 secondi di innesco la bomba, non sapevo se dobbiamo ripetere,
Morano, immagino di no. Ovviamente le condizioni sono uguali, anche la squadra avversaria può piazzare in 30 secondi, decideranno i nostri arbitri. Magari fatecelo sapere. Intanto la terza modalità è assassino, dove gli Inge sono in difesa, dopo due fai dell'attacco vanno a difendere questa volta. Adesso vediamo. Dove decidono di campionare gli Inge, ovviamente in questa zona. Perché non è detto che da loro se c'è un destroy. Ma perché si è giocato? Siamo ancora in attesa di notizie. Sì, quindi rimpostano la partita, rigiocano il centro di storici di